Bene, ricominciamo con il nuovo talk. Roberto Clapis e Michele Spagnuolo. Michele, ho avuto il piacere di conoscerlo tanti anni fa in una conferenza a Lugano super interessante che abbiamo fatto sui Bitcoin e il dark web. Eh, prego. No, noi, non ci noi ci conosciamo da ieri, sì. però è, comunque avete allora. 45 minuti. Grazie. Ciao a tutti, allora, oh, mi si sente. Bene. Um, io e Michele lavoriamo in Google e siamo in un team specializzato nel cercare di migliorare lo stato della sicurezza della piattaforma web. Questo si intende tutti i browser e tutto ciò che ruota intorno alle applicazioni um, basate su tecnologie uh, web. Um, io e Michele, piccolo pezzo di background: io e Michele ci siamo conosciuti qui a Dakinbo eh, due anni fa. Eh, avevamo due talk, quindi alla cena degli speaker. E, um, Ora lavoriamo insieme praticamente condividendo la scrivania, è giusto questo per dire è interessante quanto il mondo sia piccolo. Um, oggi vi parleremo di un po' di cose interessanti, e, um, tiro fuori le mie note, oggi parleremo di sicurezza dei navigatori, in particolare vulnerabilità di tipo codice informatico che oltrepassa il confine tra siti diversi. Eh, contraffazioni richieste che oltrepassano il confine sempre tra siti diversi, inclusioni di codici, estrazioni e sfiltrazioni informazioni originanti da altri siti, ehm, poi regolamentazione della sicurezza dei contenuti. Ma cosa stai dicendo? No, non... allora in realtà eh, ci hanno detto di fare questa cosa in italiano, uh, noi lavoriamo in inglese, abbiamo fatto, sempre fatto tutto in inglese per cui... In effetti non c'è riuscita benissimo. Sì, la fai sì, in inglese? La tu. In okay. eh, ciao a tutti. Um, allora, parliamo un po' di sicurezza web. E um, Quello che il nostro team fa è lavorare con uh, W3C, il uh, consorzio che fa standard e specifiche per il web, che vengono implementate più o meno dai browser maggiori per rendere sicuro, sicura la piattaforma web. Quindi l'idea è... Um, prendiamo delle, delle classi di vulnerabilità web che diremo in inglese perché sì. non sono traducibili sì, um, e, mm. e, sì, in realtà ci siamo resi conto ad un certo punto che se tutti gli sviluppatori usano una certa cosa nel modo sbagliato forse il problema non è degli sviluppatori ma è in quella cosa di per sé per cui la nostra idea è stata cerchiamo di vedere tutte delle intere classi di vulnerabilità. E visto che siamo nella posizione di cambiare come i navigatori si comportano, cerchiamo di renderli un po' più semplici per. Sì, veramente detto. Eh, cerchiamo di renderli un po' più semplici per, le, per gli sviluppatori, da usare in modo corretto. E quindi rendere più difficile introdurre bug, non solo mitigarli o, 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 o risolverli. Allora, eh, prima una piccola domanda. Quanti di voi sapete che cos'è cross-site scripting o XSS? Più o meno. Oh, ok, tutti. Eh, un buon Be numero, bene. bene. <ride> uh, ok, uh, allora l'idea uh, dietro XSS semplificando molto è uh, quando un attaccante riesce a iniettare codice um, malevolo nel contesto di esecuzione della, diciamo, la origin, la cosiddetta origin del sito vulnerabile. Questo può essere fatto in diversi modi: può essere fatto con l'ausilio la, di un server, può essere fatto completamente client-side. Infatti, si parla di reflected XSS nel caso di eh, vulnerabilità server-side, eh, o le più complesse e sempre più eh, frequenti, DOM-based XSS, che sono quelle diciamo, quando, che, che funzionerebbero anche in un file HTML salvato sul, sul desktop. Okay, non hanno bisogno del server, funzionano tipicamente su single-page application, come possono essere Angular, React, eccetera. Eh, e sono molto difficili da eh, trovare e da risolvere. Sì, poi chiaramente quei puntini puntini che avevamo nell'elenco di prima stanno a dire che ci sono un sacco di altre classificazioni che sono state fatte sull'XSS. A noi, visto che stiamo cercando di rimuovere l'intera categoria, interessa poco di come classificarli, ci interessa di più di come trovare l'origine sorgente del problema. E come diceva Rob, eh, il problema è a monte, il problema è che gli sviluppatori possono introdurre vulnerabilità. Eh, e sarebbe molto meglio se la web API, cioè eh, sia da parte, dal punto di vista JavaScript sia dal punto di vista di generazione del markup eh, HTML, non fosse possibile più. Ed è questo quello in cui, in cui ci stiamo eh, soffermando. Eh, per esempio, per quanto riguarda le vulnerabilità client side, esistono delle eh, API JavaScript, come l'assegnamento a inner HTML, ma non solo, eh, che sono. Mh, molto abusabili, e non è solamente in HTML, eh, queste sono solo alcune, eh, in HTML, action di un form, location open, quasi tutte le location in realtà, anche location href. Sì, tra l'altro considerate che anche se uno sviluppatore dovesse avere un framework che si prende cura di queste cose, client side, comunque sul server quando vengono interpolati dei dati nella pagina, bisogna stare attenti a dove vengono interpolati, perché se uno dice voglio mettere lo username in questa posizione della pagina, Uh, se quella posizione è dentro uno script tag, va fatto encoding in un certo modo. Quindi bisogna codificarla come una un, uh, stringa JavaScript. Se invece viene fatto, ad esempio, un tag HTML bisogna usare un'altra funzione. Quindi, non è, non è che possiamo aspettarci in cose, soprattutto delle dimensioni di Google, uh, che tutti i nostri sviluppatori non facciano mai errori nel capire qual è la funzione corretta da chiamare per fare encoding, non ha senso. Sì. Quindi diciamo che la soluzione uh, tradizionale che è l'escaping. Uh, manuale quando c'è un, uh, un, un input dall'utente non è scalabile uh, è prona a errori a essere abusata e quindi una migliore soluzione è quella di utilizzare i cosiddetti templating system che generano il markup e automaticamente fanno escaping uh, in maniera context aware, cioè sanno il contesto in cui l'iniezione può avvenire, per esempio siamo in contesto puramente HTML, siamo in un attributo di un tag, siamo dentro un tag style, quindi in CSS, siamo sì. dentro script. Tra l'altro considerate che quelli che abbiamo citato in queste slide sono open source, sono pochi. E sono, perché sono dei pezzi di software estremamente difficili da scrivere, perché vuol dire che il templating engine deve passare l'HTML senza considerare tutte le stringhe di interpolazione che ci sono dentro, e poi deve capire, in base a quello, che cosa chiamare opportunamente. Sono davvero pochi e molti di questi non sono neanche mai sentiti. Chi ha mai sentito parlare di uh, Google Closure? Ecco. Closure Templates. Sì, sì. Yeah. Eh, quindi, è molto usato internamente a Google, ma eh, esternamente non è quasi presente e non ci sono alternative migliori e equivalenti. Forse l'unico linguaggio che ha, diciamo, nativamente qualcosa è Go eh, con HTML template e anche la versione ancora più hard, safe HTML template. Però eh, queste sono riscritture di Google Closure Template yes. in Go. E basta, più o meno. Quindi da questo punto di vista lo sviluppatore esterno non ha una base. Eh, sicura su cui sviluppare eh, quindi l'idea è potremmo integrare nella piattaforma web delle eh, API JavaScript in particolare in particolare le, le DOM API quelle per fare la manipolazione degli elementi nell'albero degli elementi cosiddetto DOM eh, che siano safe by default e da questo punto, in questo punto di vista entra in gioco Trusted Types che sono una um, un'idea potenzialmente molto eh, molto, molto potente, eh, che attualmente sta venendo implementata in Chromium e sì. dovrebbe venire implementata anche essere implementata in Firefox. Sì, l'idea è stata, una volta che noi abbiamo anche dei template che sono. Um, sicuri da usare server side anche se i programmatori poi li adottano ma poi assegnano delle stringhe non safe a innerHTML possiamo avere anche il template migliore del mondo ma per se poi il client si comporta male non abbiamo ottenuto nulla quindi l'idea è stata spostiamo questo concetto anche nel client quindi forniamo ai browser di qualcosa che sia altrettanto potente quindi sì, facendo uso del, del di cui parlerò dopo, Content Security Policy, che è un po' l'header che gestisce la sicurezza eh, dei contenuti delle pagine web ed è anche stato usato e abusato per mettere eh, diciamo come, come bootstrapping di, di, di meccanismi web, tra cui appunto Trusted Type, eh, l'idea è eh, se è attivo e c'è una policy attivata, ehm, ad esempio, l'assegnamento in HTML che può causare XSS non funziona con una stringa, ma funziona solamente um, uh, accettando um, tipi, e sono dei tipi fidati. E quindi l'idea è che un framework, come può essere, ad esempio, React, che adesso ha supporto per Trusted Type o altri, può avere una propria sanitizzazione, un proprio controllo, e di fatto impedisce allo sviluppatore di introdurre XSS, uh, in particolare utilizzando DOM-based XSS. L'idea. Uh, L'idea dietro tutto questo è che um, quanti di voi fanno penetration test o comunque hanno provato a exploitare delle vulnerabilità web? Ok. Vi sarete accorti che nella gran parte dei casi in cui qualcosa va storto è quando una stringa viene assegnata, utilizzata in un contesto in cui dovrebbe esserci del codice. Le SQL injection sono esattamente questo, un XSS è esattamente questo, quando dei dati non strutturati, senza nessun metadato addosso, vengono infilati in un contesto dove non c'entrano nulla. Eh, nel momento invece in cui noi inseriamo un type system dentro JavaScript, quindi non sono più stringhe quelle che vengono assegnate al, al DOM, ma sono dei tipi, un, anche se un programmatore fa un errore e una stringa viene assegnata in, RHT, in HTML, ehm, non, non va bene, perché è solo una stringa. Qui possiamo essere puristi, noi, noi, noi siamo sempre dalla parte di bisogna separare dati da codice, sì. però la piattaforma web si è spostata molto lontana da questa, da questa cosa, basta vedere eh, in React per esempio JSX che è codice, che è markup, dati, eh, binding bidirezionali, sì, tutto, tutto, assieme. Tutto, tutto assieme. E questo ovviamente rende eh, mitigazioni come possono essere ad esempio content security policy difficili. E quindi in quel caso Trusted Types eh, può venire in aiuto. E se cliccate, ci sono alla fine delle slide c'è un codice QR con le slide da scaricare, ci sono dei, uh, due link molto interessanti. Se siete interessati a questo, a Trusted Type, um, è molto promettente. Ok, quindi tutto quello che ho detto alla fine porta a, a far arrivare alla conclusione che è. Um, allora la, la piattaforma non è sicura di default, uh, è possibile introdurre XSS. Le soluzioni non sono veramente soluzioni. E quindi è ancora importante la cosiddetta Defense in Depth, cioè avere un secondo livello di protezione. Perché siamo sicuri che in un modo o nell'altro, per quanto un team di sicurezza possa essere brillante e bravo, un programmatore troverà il modo di girarci intorno e inserire una vulnerabilità. Quindi abbiamo detto ok, quando questo capita dobbiamo essere comunque preparati. E per questo motivo abbiamo investito davvero tanto nella Defense in Depth a Google e anche esternamente. Um, e qui un, una, una slide diciamo un po' filosofica. Eh, le mitigation, le, le cosiddette mitigazioni, le mitigation, è una parola un po', un po' diciamo pesante. Una una, una... C'è poco testo in questa sì, slide? Sì, c'è poco testo in questa slide, lo so, però ci tengo questa slide, eh, perché soprattutto le persone che vengono dal mondo hardware, al mondo dell'exploitation, dell eh, vedono le mitigazioni come qualcosa che semplicemente alza la sbarra, cioè rende un attimino più difficile l'exploitation. Pensiamo a ASLR, di cui è stato, è stato parlato nel talk precedente, che rende random, rende casuale. Il, il, il layout del, dello spazio di, indir di indirizzamento eh, questo rende semplicemente un po' più difficile, un po più difficile eh, esploitare vulnerabilità ma le vulnerabilità sono ancora lì ed è un pochino più difficile esploitarle okay? noi vogliamo sentire la libertà quando eh, creiamo delle mitigation di dire eh, anche se un aggressore è estremamente motivato comunque se questa mitigation funziona come dovrebbe non può esploitare magari questo, questa piccola parte dell'intera... Cioè, XSS, magari non tutti, ma questa famiglia di XSS siamo sicuri che se la mitigation c'è, non funziona. Quindi almeno togliamo una grossa fetta del, del problema. Poi, vabbè, essendo una mitigation vuol dire che non è una soluzione. Quindi quello che eh, noi vogliamo è, diciamo, le, le buone mitigation sono quelle che riducono la superficie d'attacco. Quelle che eh, possono farci dire, eh, ad esempio, diciamo, la mitigazione contro cross-site scripting è, si chiama CSP, Content Security Policy. E uh, solo per adottare CSP uh, il, lo sviluppatore deve fare delle cose che migliorano la sicurezza dell'applicazione. Una volta che c'è, in più alcune sottoclassi di cross-site scripting sono impossibili da sfruttare, altre sono più difficili. Però bisogna concentrarsi su mitigation che di fatto riducono anche la superficie di attacco, quello che internamente uh, diciamo che sono hardening efforts oltre che mitigation. Um, Credo che in letteratura la, parte, la differenza tra hardening e mitigazione sia un po' più. non è così definita. No, non è, non è così, non è e così poi definita. Cerchiamo di magari non fare sì. una lezione di filosofia. No, no, infatti, okay, non filosofia, filosofia. Okay. Okay. Uh, allora, quanti hanno sentito parlare di content security policy o CSP? Ok, allora, content security policy è un header, è un header, uh, una response header, cioè un header che il server invia assieme al contenuto, HTML, per dire di fatto quali risorse di quali tipo sono. Uh, consentite e quali no in poche parole uh, il modo per difendere uh, contro uh, XSS per difendere da XSS uh, è la direttiva script SRC che è quella che governa gli script non è così semplice, eh, però eh, eh, dovrebbe fastidio. essere scritto Sì. Uh, Content Security Policy è famoso per essere una delle cose più difficili che siano state messe nel web dopo course. E, in realtà, non lo so tra course e CSP, eh. e, um, la cosa più complicata è stata quando. C'era CSP soltanto con le whitelist, um, si, si è speso no, un notevole effort, ci sono state un sacco di ricerche per cercare di farlo funzionare e ci si è resi conto che alla fine... Non funzionava poi così bene, costava tantissimo metterlo e dava molto poco, e essendo eh, noi ingegneri. Tre anni fa, eh, un nostro collega Luca weissmann e io abbiamo presentato a CCS un paper che dice che, che più del 95% delle policy eh, sono automaticamente bypassabili. Quindi, CSP di fatto non dava nessun eh, vantaggio contro come protezione a XSS, e questo perché era basato su whitelist, cioè una lista di eh, web origin. Eh, da cui era eh, consentito fare il sourcing di script. Questa cosa non funziona. Trump era una GIF o una GIF, eh, però questo è un PDF. Sounds good. Doesn't work. Eh, purtroppo non, è, non si muove, vabbè. Ok, eh, e quindi quello che eh, abbiamo fatto è... Um, ci sono un po' di talk su questa, su questa cosa, qui ce n'è sì. uno che è quello che riassume tutto. Farei il... notare che questa slide porta della storia, perché questa sì. slide è stata portata di, di presentazione in presentazione, man mano che si evolveva CSP, noi provavamo a usarlo. Eh, io ho aggiunto CSP su più di un centinaio dei nostri prodotti mm. e pian pianino ci siamo resi conto che, Forse era il caso di puntare direttamente per le cose um, che supportano la maggior parte dei browser, non tutti, um, e che ci permettono di essere il più sicuri possibili. E sono successe un sacco di cose nel frattempo. Edge è diventato Chromium, Firefox è sempre stato Firefox, Safari. Safari. Um, se cliccate lì, alcune cose non cambiano mai. Eh. Comunque, la, la versione più sicura di CSP funziona anche su Safari. Quindi, ehm, se eh, poi cliccate lì, eh, c'è tutta la storia di cosa abbiamo fatto per modificare CSP per farlo funzionare, se siete interessati. Comunque, C'entrano concentriamoci... delle cotolette, quindi potrebbe C'entrano le cotolette, però non ci sono. Se, se siete interessati solo alle cotolette, potete chiederci. Uh, ok. Um, sto strabuzzando gli occhi perché mi sono puntato il laser negli occhi, questo laser verde. Non puntatevi il laser negli occhi, è terribile. Vedete il, una macchia? Un, ecco, una macchia ah, nera cioè è terribile, non, non fatelo. Ok, allora il CSP che funziona uh, contro XSS è il cosiddetto nonce-based CSP: CSP che è basato sui nonce. Cos'è un nonce? È di fatto un numero usa e getta, ok. È un numero un po' come un XSRF token. È un numero che deve essere unico per response. Per, uh, sì, risposta. io aggiungerei una cosa: vi prego non mandate a vostri clienti e vostri amici, eccetera, questa esatta slide, perché abbiamo visto che una fetta dell'internet usa CSP con random scritto col 4 al posto dell'A e lo 0 allora, al Random vuole dire che dovete Ra sostituirlo con un token È diverso. casuale unico per risposta, non che dovete mettere random. È successo. Perché, eh, perché... Quello, una, una delle cose che, che, che possiamo fare a Google che è bellissima è vedere il web, perché abbiamo una snapshot del web. Eh, e una volta ci è venuta l'idea di, di, di vedere quante usano random con col 4 e lo 0. Sì, in realtà l'idea iniziale era vediamo quanti riutilizzano i nonce perché non è una cosa opportuna. E abbiamo visto che c'era gente che riutilizzava lo stesso nonce sempre e abbiamo detto, beh, andiamo a vedere qual è. Ah. Era quello delle nostre slide, perché noi abbiamo messo il 4 e lo 0 e, e, e l'hanno copia e incollato. Comunque, ehm, praticamente l'idea è che il nonce è un attributo dello script tag, in realtà anche altri tag, eh, dipende. Firefox consente, per esempio, nonce su tutto, eh, Chromium su script, link e style. Ehm, L'idea è che deve essere lo stesso nell'header HTTP di risposta e nel markup. Okay? Questo in che modo difende? In che modo protegge? Perché l'attaccante non ha accesso agli header HTTP di si risposta. Spera, si spera Vabbè, che la Se ha accesso è... agli header HTTP di risposta può sovrascrivere la risposta a quel contenuto sì, esatto, che vuole. Quindi di si solito. spera che questo non sia il caso. Esatto. Uh, e quindi um, non, non può sapere questo non se, quindi è un segreto che Cambia ogni risposta. E in questo modo eh, invece di avere una whitelist che deve essere aggiornata, se ad esempio uno sviluppatore aggiunge risorse che vanno, vengono sourced da altri, da, altre, eh, da altri siti, si rompe. In questo caso è una sola policy okay, che funziona sempre e che è il nonce più strict dynamic. In più dovete fidarci, fidarvi di noi e aggiungere object source non, base your eye non. Okay. Se sì. volete sapere perché, questo talk qui allora, che va, va bene, perché. vuoi che guardino il tuo talk sì, <ride> perché questo spiega che non c'è sì, abbastanza no, comunque, tempo in realtà in più questa policy così da sola com'è, non va benissimo perché appunto ci sono dei browser che non implementano ancora strict dynamic quindi ci sono delle aggiunte sì. comunque ci sono tutti i link che vi servono eh, nel pdf e se guardate il nostro talk c'è cioè una policy che potete copia e incollare veramente eccetto il nonce, il nonce non lo copia e incollate ma tutto il resto e funziona eh, in maniera backward compatible con tutti i browser anche safari eh, quindi eh, funziona bene. Ok, allora, eh, non strict dynamic, eh, bisogna comunque fare un minimo di refactoring, ok? Un minimo di refactoring. In realtà non più strict dynamic richiede piuttosto poco refactoring. Quello che dovete fare è aggiungere i nonce a ogni script tag, questo non è difficile, potete farlo fare automaticamente da del middleware o da un templating system se siete eh, avventurosi e dovete togliere gli inline event handlers, quindi se avete ad esempio on click, on error nei tag HTML lo dovete spostare in JavaScript con add event listener o anche dot on click. Se proprio. Chi di voi fa penetration test sa che l'on click, l'on load e tutte quelle cose tornano comode quando si tenta di trovare un XSS, quindi la nostra idea è stata, ok, magari noi questi li togliamo e cerchiamo di far sì che se uno script si esegue è dentro uno script. E questo esatto. già, già di per sé, senza neanche aggiungere CSP, ci ha permesso di trovare e rimuovere delle vulnerabilità, mm. semplicemente chiedendo ai programmatori di limitare il codice a dove il codice è supposto che stia. Quindi, per riassumere, questo è il nonce che praticamente benedice lo script e dice tu puoi essere eseguito. Eh, questo è l'onclick, l'equivalente dell'onclick qua. Uh, Questo on click? Ok, togliendo gli click e gli inline event handlers avete anche migliorato la sicurezza della vostra applicazione. È una cosa che fa funzionare CSP, ma è anche una cosa che migliora la sicurezza. Quindi va fatto. Ah, ecco, solo una cosa: puoi tornare indietro una slide yeah. um, se vedete qualcuno che parsa i JSON con Eval. Ah, si, sì. um, po potete Bravo. commentare in modo. potete quotarmi, potete citarmi, chiedeteli di cercare aiuto. Purtroppo viene fatto perché JSON parse non era presente in un browser che adesso non mi ricordo il nome, eh, però non era presente e allora usavano eval. Non ti viene il nome? Non mi viene il nome, però JSON parse è molto più veloce e molto più sicuro di eval, quindi usate JSON parse e gli altri browser ci mettete un'icona con il sito non funziona con Internet Explorer. Eh. <ride> ok. Ok. Eh, fate sai, la, la E triste con la, con la lacrimuccia. Ok, um, allora un buon trade-off, nonce e strict dynamic. L'unica cosa contro è che alcune DOM XSS non sono mitigate, però sono così poche e così rare che si può anche far finta di niente. Ancora meglio è togliere strict dynamic. Strict dynamic quello che fa è il primo script che ha un nonce. Eh, praticamente consente tutti gli script con i nonce di caricare transitivamente altri script. Senza strict dynamic, questa diciamo, fiducia transitiva non viene. Sì, fiducia. Vabbè, non viene eh, pro, ehm, propagata. propagata, grazie, non viene propagata. E quello che dovete fare manualmente è set attribute nonce. Questo potrebbe essere: in tutti gli script tag che create dinamicamente. Questa cosa potrebbe non essere possibile se non controllate il codice. Per Adesso esempio, se avete siamo... un widget di Twitter. Sì, di... poi spessissimo capita che la gente importi librerie esterne esatto. servite da cdn quindi non hanno il controllo di tutto il codice è esatto. anche per quello che street dynamic è stato aggiunto toglie un po' di sicurezza sì. rende più deployabile sì. ma se si può uh, esatto. è meglio non, se non usarlo se avete il controllo del javascript sul vostro, sul vostro sito in particolare se siete una banca cose che, che sono diciamo un po' costrette anche per compliance a essere un po' self contained non solly è eh, la cosa migliore eh, le cose i co contro non sono di sicurezza ma sono di eh, difficoltà di deployment. Eh, C'è bisogno di un certo ref refactoring, in particolare la propagazione del nonce potrebbe essere difficile perché non è sempre così chiaro dove bisogna propagare il nonce. Ma avete eh, il meglio diciamo, del, che, che, che CSP può offrire. Protegge contro quasi tutti i tipi di uh, sync, JavaScript URI, data, inner HTML, uh, eccetera. Ok, quindi in breve CSP, se potete usate non-solly, eh, altrimenti non strict dynamic, ehm, se volete la policy completa vedete il link, il link di prima eh, e controllate le vostre policy con un tool che è il CSP Evaluator, Venite, eh, andate qua, mettete o un indirizzo sì, oppure quindi. la incollate e vi fa vedere in tutti i modi in cui la rompiamo. <ride> rompere automaticamente CSP e, sì, e... è stato il nostro lavoro di, di quasi tre anni tra l'altro, um, scusa, qui vorrei aggiungere una cosa sì. io ho fatto un penetration test per un po' di anni e spesso mi capitava nei, nei miei report di dover dire questo è quello che dovreste fare per sistemare le cose mai o quasi mai mi sono sentito di suggerire di mettere un'intera policy di CSP perché era difficile utilizzarlo, suggerirlo, anche solo a spiegare a una persona Uh, magari un programmatore che non ha una nozione di security, di come configurarlo questo, con questi tool e con quello che abbiamo detto in questo talk dovrebbe essere relativamente semplice quindi questo vi dà anche una cosa in più che potete suggerire per migliorare la sicurezza delle, delle applicazioni e il primo link ha una guida molto completa su come adottare CSP con proprio passo passo um, e basta, abbiamo risolto XSS quindi adesso Rob fa tutto mm. il resto sì, questa immagine che vedete siamo io e Miki. Sì. Lui è il crocione, io sono il gopher. Esatto. Um, Vai. Ora, quando ci siamo trovati in questa situazione abbiamo detto, ok, l'XSS XSS ci sentiamo confidenti che se abbiamo i template giusti e CSP probabilmente siamo in una situazione di, di sicurezza accettabile. Um, ora restano tutte le altre vulnerabilità. Ora, quanti di voi hanno sentito parlare di CSRF? Ok, un buon numero. Allora... Questa che vedete alle mie spalle è una form um, HTML. Uh, spesso quando si vuole uh, che un utente mandi delle informazioni al server si crea questo tag form e um, si aggiungono dei campi. Ad esempio un login è fatto esattamente così. Quando voi dovete interagire con un'applicazione spessissimo avete bisogno di mandare dei dati. Uh, il grosso problema è che quando voi vi autenticate con un servizio, quello vi dà un cookie e il vostro browser automaticamente, tutte le volte che vede una richiesta che va verso... Quel, quel dominio, aggiunge quel cookie. Questo vuol dire che il browser, al browser non importa da dove parta quella richiesta. Se evil.com ha una form del genere e voi eh, interagite con questa form e questa invia qualcosa a pizza.com, voi quella pizza la ordinate, perché il browser non ha nessun modo per capire che il programmatore non voleva che questo accadesse. Ora, um, la richiesta che arriva è completamente indistinguibile. Per, il server. per risolvere questa problematica um, l'idea al momento è um, aggiungere i cosiddetti CSRF token. Ora, io mi sono trovato nella mia vita a dover mantenere uh, del, delle piccole parti di framework web e delle parti che aggiungessero automaticamente CSRF token. I CSRF token sono. Qual è il termine tecnico? Un dominio? Un clusterfac. Sì, okay. uh, sì son, non sono bellissimi perché um, hanno un sacco di problemi. Di solito devono essere univoci, collegati a una sessione, ma si cerca di non riciclar riciclarli per forme diverse. Uh, devono essere collegati alla sessione ma non durare troppo tempo. Devono essere aggiunti a tutte le forme, ma soltanto quelle in post, perché quelle in get uno non vuole che si rompano, perché sennò tutti i preferiti smettono di funzionare. Quindi a livello, farlo a livello di framework diventa molto difficile e invece aspettarsi che i programmatori si ricordino di metterli dovunque è ehm, ottimistico. Questo è il termine giusto, sì, vero? Sì, sì ok. Ehm, e in più c'è anche il problema che cercare di affrontarli in toto, tutti nello stesso punto, eh, rende utilizzare il framework molto difficile. Quindi, se c'è un modo per disabilitare questa protezione, spesso si decide di disabilitarla. Per gestire questa situazione, abbiamo deciso: ok, i cookie. Uh, facciamo sì che quando uno sgancia i cookie a, agli utenti può dire questi cookie io li voglio soltanto, voglio che il browser me li da, mandi soltanto quando arrivano dalla mia origine, così io sono protetto. Uh, abbiamo aggiunto questi, questi due valori che sono uh, same site lax e same site uh, strict che permettono l'Ax eh, di far funzionare il sito anche durante le navigazioni, quindi se uno clicca su un link, link eh, tra un sito e l'altro comunque i cookie arrivano, quindi l'utente è autenticato, e strict invece nessun tipo di navigazione, immaginate un'applicazione di una banca, permette eh, di mandare i cookie. Questo vuol dire che se uno vi manda un deep link a un'azione che permette di fare un bonifico, eh, anche se ha una, una navigazione comunque il, il, un cookie same site strict non viene inviato. Abbiamo fatto questa cosa, l'abbiamo messa a disposizione e nessuno la usa. È una bella idea, però. Per cui abbiamo deciso di forzarlo lo stesso. Per cui, quando, Chromium 80, quando Chrome 80 uscirà, Forse. tutti i cookie di default avranno same site lux. L'internet si romperà, la gente ci odierà, però almeno diciamo che l'intenzione è di rendere più sicuri i siti di default. Se avete mai visto nella console, a partire da Chrome 80, questo sito smetterà di funzionare, è per questo. Sì, um, nel caso sapete con chi prendo... Quasi tutte le banche, i siti di ferrovie, tanto per dire una Sì, quei siti di ferrovie abbiamo avuto un tutti, sacco eh, di in Tutti, In tutta Europa, non solo. Sì. anzi no, le, le nostre no. Sì, ci ho detto, una volta che abbiamo detto, vabbè, CSRF comunque ci sono un po' i meccanismi che possiamo mettere nei cookie, forzandoli oppure no, e CSRF token che possiamo infilare in tutti i framework che troviamo, c'era un altro problema che dovevamo affrontare, ovvero... I cosiddetti access leaks, o esfiltrazione di dati attraverso origini diverse. Bella. Um, gli access leaks sono quel tipo di attacco che è stato sottovalutato per lunghissimo tempo, ma che comincia a farci un po' paura nel, nel, nel team di security uh, a Google. Perché, um, ad esempio, permettono di oltrepassare le protezioni del browser per prendere informazioni da un altro sito senza che questo sito possa neanche difendersi o accorgersene. Al momento nella piattaforma web non c'è quasi nessun modo per proteggersi da queste cose. Vi faccio un esempio. Se voi non siete eh, loggati su Facebook e visitate determinate pagine, Facebook mostrerà alcune immagini. Se invece voi siete autenticati su Facebook ne mostra immagini diverse. Quindi io posso mandarvi un link, voi lo cliccate o potete visitare una mia pagina. Io visito una, quella specifica pagina di Facebook e poi controllo che immagini ci sono nella cache del browser. Quindi io posso sapere se voi siete autenticati oppure no. Questa comincia a essere un'informazione che è facilissimo estrarre dal browser, veramente l'exploit si scrive in 10 minuti e al momento non è che ci siano grandi modi per proteggersi, a parte disabilitare le cache, che però è una follia. Per fare un po' un'analogia, la, la, la same origin policy, che è un po' il fondamento della sicurezza sul web, è simile alla separazione interprocesso del mondo un attimino più a basso livello e uh, questi side channel sono simili ai side channel uh, hardware, quelli che ad esempio provano a abusare dei timer per uh, inferire delle informazioni su un altro processo. È molto molto simile e queste questa tecniche di uh, exploitation si stanno spostando nel web. Ed è molto interessante perché il web sta diventando il nuovo sistema operativo. Sì, praticamente è... il modello del web è cambiato. Un tempo i browser venivano usati per visitare contenuti, adesso il browser è praticamente un grossissimo app store e ogni volta che visitate qualcosa vi scaricate l'intera app e potete farci quello che volete. Ci sono un sacco di aziende che sono migrate dall'avere l'app mobile e un'applicazione una da installare sul desktop ad avere semplicemente il sito. Perché ormai i browser diventano più potenti, i computer diventano più potenti e si può spostare tutto lì. Quindi chiaramente più informazioni, più cose da proteggere e gli aggressori diventano un po' più furbi. Quanti di voi hanno sentito parlare di Spectre? Eh, vediamo. Troppo avanzato. Allora. Um, il browser tenta di proteggere origini diverse mettendole in processi diversi. Um, Ora vi spiego un attimino di un, una piccola feature che hanno quasi tutti i processori moderni, che è il cosiddetto branch predictor. Ovvero, quando il vostro processore vede del codice tipo if, um, lo vede per la prima volta, non sa che parte dell'if eseguire e quindi nel dubbio fa una cosa molto lenta. Valuta la condizione, quando il risultato della condizione arriva, allora sceglie quale branch eseguire. E questo lo fa ogni volta che voi arrivate a quell'IF. Ma dopo un, po', dopo un po', il processore impara e dice: Allora, io sono passato di qui 200 volte. Ho preso una volta quella branch lì e ho preso tutte le altre volte l'altra branch. Allora, io quando arrivo qua faccio così. Entro nella branch che più probabilmente sarà presa. Calcolo la condizione in parallelo. E se la condizione, dopo quando arriva, mi dice: ehm, Hai sbagliato, allora io annullo tutte le modifiche che ho fatto e poi vado nella branch giusta. Lo fa anche eh, il nostro cervello un pochino, però... Sì, in modo poi sì, esatto. Questa è una cosa molto intuitiva. Però questo ha causato un piccolo problema. Quando il processore fa Ctrl-Z, quando fa Undo, non lo fa benissimo. Per cui ci sono delle cose che cambiano, che non sono rimesse a posto. In particolare le cache. Ora, se voi vi siete mai chiesti perché si chiama Spectre. È perché si basa su speculative execution, quindi spec, e ha in mano un bastoncino perché in inglese si dice branch, e la parte vulnerabile è branch predictor. Questo è tada! Uh, abbiamo un ottimo umorismo in informatica. Um, questo è un modo molto semplice per spiegare spectre. Immaginate che voi abbiate un array che contiene dei segreti, e tantissime volte uh, voi accedete prima di quell'array in una memoria che voi controllate, um, in modo predicibile. Quindi il processore si abitua che voi accedete a memoria a cui potete accedere, perché il segreto è oltre un limite a cui non voi non avete accesso. Poi una volta accedete oltre, il processore lo esegue, carica quella memoria in cache e poi voi eseguite un'istruzione che dipende dal segreto che avete appena ottenuto. Quando questo accade, alcune zone di memoria diventano più, più veloci da accedere. A quel punto con un buon timer... Uh, si può semplicemente scoprire qual era il valore. Um, C'è stato un talk l'anno scorso molto interessante riguardo qui ad Akimbo, vi suggerisco di vederlo. Um, però, per fare ciò, serve che il segreto sia memoria del processo. E quindi abbiamo detto, vabbè, il browser tiene tutto in processi separati, siamo abbastanza protetti, vero? E... Same Origin Policy ha un grosso problema, è vecchia, ed è stata ideata in momenti in cui. Un oh. secondo, sapete cos'è la Same Origin Policy? Uh. Il brevissimo, la semi-origin policy è l'affondamento della sicurezza web e dice che una pagina, una pagina non può leggere il contenuto di un'altra un pagina su un'origin diversa, cioè che l'origin è il security boundary, eh, un una sito può leggere solamente informazioni che vengano dalla propria origin, a meno che l'altra origin lo autorizzi con un con procedimento che è chiamato course. Cross-allogging resource sharing. È complicatissimo, cioè corse si possono usare in modo Beh. sbagliato, poi mi è più o meno sbagliato <ride> però sì. Non c'era fin dall'inizio e per questo motivo alcuni tag... Quando è stato aggiunto Cors, alcune cose erano troppo comuni nel web, mm. quindi non potevano smettere di funzionare di colpo. E quindi ad esempio se uno ottiene un'immagine da un altro sito può farlo, se uno ottiene uno script da un altro sito può farlo. Ora il browser quando li ottiene non sa se sono script o immagini. Quindi, se voi mettete in uno script tag un JSON o un XML, il browser lo otterrà lo stesso e lo mette nella memoria del processo. Chiaramente, poi questo uno con Spectre può, eh, sì. può sfiltrarlo. Il sito non lo può leggere con JavaScript, però il contenuto finisce nello spazio di memoria del processo di quell'origine. Sì, al che abbiamo detto. Spieghiamo ai browser come indovinare qual è il content type. Quindi se uno ottiene uno script che non è uno script, cerchiamo di fargli indovinare. Questo grafico che vedete qua è un semplicissimo diagramma di flusso che ci permette di capire se una cosa dovrebbe finire la memoria di un processo oppure no. Legibile. Ha un sacco di problemi. E dopo tutte queste decisioni, dopo tutte queste branch, alla fine c'è un permetti, non permettere è un'euristica. Funziona più o meno? E ha dei problemi chiaramente per cui eh, ci siamo detti ok magari diamo il controllo ai programmatori per dire io non voglio che questo json finisca nello script di un'altra applicazione quindi c'è un header molto semplice che si può impostare in cui si dice ok se vedi questo header browser io non ho nessunissima intenzione eh, di far sì che questa cosa venga trattata come uno script o venga ottenuta da un'altra origine quindi questo è facilissimo da impostare e evita al vostro browser di fare questo ragionamento ogni volta che ottiene qualcosa ma c'erano ancora dei problemi e altre cose che non siamo riusciti a risolvere con questo problema. E quindi abbiamo detto: Ok, allora facciamo così: invece che spostare tutte le decisioni sul client, mettiamone un po' sul server. Vi sarete accorti se uh, come me aprite la tab dei Dev Tool Network spesso, eh, io lo faccio, a ciascuno i suoi problemi. Um, che sono comparsi tre nuovi header in Chrome, client side. Ora Chrome, quando fa una richiesta per tutte le richieste, avvisa il server. Guarda che io questa risorsa l'ho ottenuta prendendo questa decisione, seguendo questo algoritmo e da un'origine che o è la tua o non è la tua. Quindi quando un server si, eh, si vede arrivare una richiesta dicendo Ok, allora, richiesta Same Origin, va bene, permetto, del mio, fito, del mio sito mi fido. Richiesta cross origin, andiamo a vedere che cos'è. Allora uno vede, uh, è una navigazione. Navigazione. Cross Origin ci può stare, nel senso, se uno da Facebook mette un link al mio sito ci può, può anche andare bene. Se invece uno comincia a vedere, è una post con dentro dei dati in una form che arriva da evil.com. Ma allora magari discutiamone prima, nel senso, il primo appuntamento è una cosa un po' complicata. Questa... E quindi tutto questo, tutto questo genere di eh, decisioni sono molto semplici e quando arriva la richiesta, il server ha tutto quello che gli serve per decidere. È facilissimo implementare la logica server-side, al punto tale per cui sono riuscito a farla stare in una slide. Questo è del codice Go che trovate su GitHub. E, um, di fatto, io con questo codice molto breve, di cui tra l'altro uh, molte sono chiuse graffe, sono riuscito a far sì che su quell'applicazione che stavo testando, uh, cross-site request forgery e um, cross-site script inclusion e altre problematiche tipo Spectre non potessero essere exploitabili. Sì, quindi se ci fermiamo un attimo. Quante, quante vulnerabilità sarebbero risolte da questa logica sul server? Allora, noi abbiamo fatto conto che almeno 5 classi di vulnerabilità. Quindi, cross-site request forgery? Sì, eh, cross-site request forgery, eh, poi c'erano alcuni tipi di XSS, okay. ehm, poi ehm, c'era appunto tutti gli access leaks, che poi sì, sì. sono famiglie diverse, per cui in realtà mm. già questi dovrebbero contare in altri modi. Cross-site script inclusion. E, um, e vabbè, e poi c'è Spectre che è sempre lì in agguato. È veramente potente questa, questa cosa. Poi noi siamo software engineer. Quindi, quando, ci, ci, quando qualcuno ci dice ok, risolvi 5 dei tuoi problemi con 6 righe. Noi siamo abbastanza felici della cosa. Ci ho detto, abbiamo detto: ok, risorse cross origin bloccate. Gli XSS li abbiamo risolti prima. Siamo in un buono stato, vero? Eh, eh. Cross site search nel 2016. Uh, un hacker ha detto, ok, io riesco a sfiltrare le informazioni delle carte di credito da Gmail in meno di un minuto. E la nostra reazione è stata, bene. Um, beh, non proprio così, potrei averle addolcorate un attimino. Um, L'idea è, io sono evil.com e faccio window.open di Gmail. Questo lo posso fare, la Sema Origin Policy mi permette di aprire una nuova finestra. E poi inizio a navigare, navigo Gmail verso una nuova ricerca. Quella ricerca contiene un po' di numeri. Chiaramente se Gmail ha dei risultati la pagina ci mette di più a caricare. E quindi io comincio a fare, cerco certe cifre, poi ne cerco altre, poi ne cerco altre, per bisezione riesco a scoprire tutte le quadruple di cifre che voi avete nel vostro inbox. Questo è anche un po' colpa della nostra funzionalità di ricerca su Gmail che è un po' tanto potente. Beh, le funzionalità di ricerca però sono dovunque, pensa sì, issue sì. di GitHub o tutte queste cose. Bing. Sì, um, per cui... Tra l'altro noi abbiamo un motore di ricerca da qualche parte. Eh, sì, per cui è molto difficile non dare una funzionalità di ricerca che sia vulnerabile da questo attacco. E, in aggiunta, noi abbiamo detto, ok, magari non solo la carta di credito, ma ci sono un sacco di altre informazioni, magari più piccole che è facile a sfiltrare in questo modo, semplicemente aprendo finestre e navigandole. Um, abbiamo detto, ok, abbiamo il CSRF token nel framework, usiamoli. Li mettiamo dovunque, quindi se uno cerca di aprire una finestra eh, Cross Origin per Gmail o per Google Search eh, a posto non funziona. Però, chiaramente tutti quelli che avevano nei preferiti delle ricerche di Google, delle ricerche di Gmail, eh, hanno smesso di funzionare. Immaginate che bello. Eh, poi ci sono un sacco di altre cose che con un CSRF token non si possono utilizzare per come sono strutturati. E in più, nel momento in cui voi nella vostra richiesta avete un token diverso, il browser non usa la cache. Quindi le nostre applicazioni sono diventate lentissime, non si poteva davvero fare. E, e anche questo cane concorda con me. In più, anche mettendoci a CSRF token dovunque, ci siamo resi conto che c'era un altro attacco che non stavamo considerando, il cosiddetto tab nabbing. Ovvero, voi immaginate di essere in Gmail, uno mi manda un link, va che è bel il gattino, e eh, voi cliccate perché i gattini sono belli, um, andrà, andate in una nuova tab, in questo caso Current Tab, e questa tab. Ha ah, un riferimento alla, alla finestra che l'ha aperta. E A quel punto può fare window.opener.href e navigare la finestra da un'altra parte. Quando voi chiudete la tab col gattino, e ci vuole un po', però lo chiudete a un certo punto, tornate su una pagina che ha tutte le sembianze di Gmail, ma non è Gmail, e vi chiede le credenziali. Ora, quando io chiudo una tab del browser, mi aspetto che quella prima sia dovera, non che si sia spostata. E questo era un problema che non si poteva risolvere neanche con CSRF Token. Per cui. È stato molto complicato cercare di affrontare questa, questa problematica. La soluzione è stata, ma noi perché? Cioè è stata più una domanda, noi perché dobbiamo avere tutto questo controllo in finestre diverse? Alla fine abbiamo detto all'inizio, la Semore Gym Policy è nata per dare un senso di separazione tra le applicazioni. Perché le applicazioni esser devono essere in grado di accedersi così? In, in modo così controllato cioè non è giusto che l'apritore l'opener abbia il controllo apritore, torta, apritore, apritore. Apritore. Eh, abbia il controllo del, dell'aperto eh. apre, no? esatto. apre, apre le finestre in ogni caso, sì, in ogni sì. caso. Allora, attualmente così sì. il browser funzionano così e quindi l'idea è stata ok altro header ci piacciono gli header sono proprio belli ehm, Facciamo sì che quando il browser vede questo, questa configurazione, fa, eh, protegga l'applicazione da altre finestre. Per cui, se qualcuno tenta di aprirmi cross origin, il browser lo lascia fare, lascia aprire, ma da lì in poi non ha più nessun controllo. Per lui è come se la mia finestra fosse stata immediatamente chiusa. Non vede neanche se ha finito la navigazione. Questo è molto semplice, non rompe quasi nulla. Um, e, e ci permette di avere molta più sicurezza. Chiaramente ci sono dei portali come uh, OAuth o single sign on. Quando voi cliccate su uh, sign in with Facebook o sign in with Google sulle, sulle applicazioni, quella finestrella, l'applicazione che l'ha bisogno bisogna scoprire, ad esempio, quando è stata chiusa. Per cui c'è bisogno di un minimo di comunicazione e stiamo cercando dei sistemi, stiamo non può ancora facendo fatto un post message. Post message viene rotto da Cross Origin ah, Open Policy. Ah, per eh, cui eh. stiamo lavorando su dei meccanismi. Eh, stiamo facendo un po' di ricerca per permettere questa, questo tipo di comunicazione molto ben controllata. E qui ci sentivamo confidenti e abbiamo detto: allora, finestre sono protette, XSS, CSRF, tutte le Cross Origin Resource Sharing. Ma c'era la prima navigazione, la finestra si poteva comunque aprire. Quando uno clicca su un link, il link viene visitato. E questo che cosa causava? Allora. Quanti di voi usano, o comunque, sono almeno hanno un account su Twitter? Io ce l'ho. Twitter ha avuto un piccolo problema. Uh, uno poteva creare una quantità astronomica di account. E metà di questi account avrebbero bloccato una certa metà della popolazione. L'altra metà, l'altra metà della popolazione. Quindi andando avanti così di fatto si creano dei set per cui c'è sempre una metà di utenti così, eh, diciamo, eh, dell'aggressore che ha bloccato una certa metà della popolazione. Ora io facendovi visitare una pagina che include questi account e poi controllando quali immagini ci sono in cache dei profili di quegli account, io posso scoprire chi voi siete, esattamente il vostro, il vostro eh, nome su Twitter, perché io per bisezione... Basta che divido ogni volta metà la popolazione e riesco a scoprire quale è il vostro alias su Twitter. Questa era una cosa estremamente uh, nociva per la privacy dei nostri utenti. Per cui abbiamo detto, vabbè, possiamo cominciare a fare un po' di cose. Con Fetch Metadata, se uno imposta l'header Very SecFetch Site, um, può dire alla cache non permettere a altri siti di ottenere certe informazioni, ma non era abbastanza. Quindi nelle prossime versioni di Chrome noi aggiungeremo il fatto che le cache non avranno come chiave soltanto l'URL della risorsa, ma anche di chi l'ha chiesta. E questo è più o meno tutto, diciamo, eh, l'insieme di cose di cui vogliamo parlarvi oggi e in questa slide si riassume tutto quello che uno deve fare per utilizzarle. La nostra politica è che se facciamo il nostro lavoro bene nessuno se ne accorge o comunque il lavoro richiesto dagli altri deve essere minimo. Infatti siamo riusciti a mettere in una slide quello che ha risolto o comunque protegge molto da vulnerabilità che sono state nella piattaforma per più di 20 anni. Grazie. Mm -hmm. Grazie. Grazie. Mm, bravissimi. Eh... Se una cosa, potete fare domande su Telegram? Se non vi vengono in mente adesso, vi vengono in mente più avanti. Questi sono i nostri account di Twitter e queste sono le nostre mail, potete chiedere direttamente a noi. Amiamo Twitter, anche se volete litigare, Twitter è meraviglioso. Ah sì, su Twitter eh? siamo bravissimi a litigare. Litiga lui, lui è bravissimo. Vi manda... Sì, sì. Allora, abbiamo un sacco di domande, ma ne leggiamo due. Allora, da poco è uscita la parte web del framework Flutter. Voi lo utilizzate? Quanto di quello che avete detto è implementato in questo framework? Allora... Non sono troppo familiare con Flutter, uh, quello che so di Flutter è che di fatto um, fornisce un framework che funziona in modo uguale su tutte le piattaforme, quindi tende un pochino ad astrarre tutte le componenti web per creare un layer in comune. Molte delle vulnerabilità web non ci sono in Flutter, però Flutter potrebbe avere delle vulnerabilità che non sono strettamente legate sul web, per cui Flutter è un caso specifico che avrà bisogno di un talk quasi solo per sé. Una cosa che mi viene in mente di Flutter è se utilizzate CSP probabilmente se riuscite a fare non-sonly senza strict dynamic è meglio, perché se mi ricordo bene uh, Dart e le cose che... Sì abbiamo avuto dei problemi con Dart e i non-sonly. Eh, esatto, se potete usare non-sonly è, è meglio, è uno dei pochi casi in cui è, fa un po' di differenza non-sonly eh, e non-sonly non strict dynamic. Non è una domanda più facile. Questa è una delle domande più difficili che... Sì. che... Eh no, se no allora... C'è <ride> preso proprio il ne un caso. Un'altra proviamo, allora... <ride> Per risolvere il problema di CSRF, CSRF, non basta togliere la gestione della sessione del client tramite cookies e passare ad un protocollo di autorizzazione tramite token, come JVT, ad esempio, rendendo stateless il backend? Allora, JVT, uno potrebbe anche metterlo nei cookie volendo, però. Comunque, parlando di token di autenticazione, io ho letto, ho letto. Se, eh, sì, non sì, se, male a me. Se, no, ma mi piace essere puntiglioso, infatti i miei colleghi mi adorano. Um, Beh, ma la domanda, la domanda è se sì, si può rendere stateless l'applicazione. Nel, nel momento in cui uh, si rimuovono i cookie, vulnerabilità di tipo CSRF vengono meno. Questo è corretto. Il problema è che a quel punto il token deve essere accessibile da JavaScript o deve essere accessibile comunque da tutta la logica dell'applicazione. Questo vuol dire che mentre un cookie di un'applicazione uh, stateful può essere HTTP only e protetto da altri meccanismi, un, cookie, un, to un token di autenticazione da JavaScript um, deve essere accessibile da tutta l'app. Per cui mentre un XSS con un cookie HTTP only deve eseguire tutto l'exploit all'interno del contesto dell'applicazione uh, vulnerabile, un momento in cui uno estrae il token da una sessione, Può fare quello che vuole a nome del client. È un trade-off, no? È un trade-off. JavaScript diventa più potente, quindi l'inizio JavaScript nell'applicazione ha anche la possibilità di esfiltrare i dati di autenticazione, se si usa gtbt. Sì, diciamo che toglie di, togli il csrf ma dà più potere a un xss, dipende da cosa vi, cosa vi spaventa. Però in generale xss è una categoria sopra xsrf, quindi se hai un xss di solito... Anche, hai anche un superset, un, un, super un sovrainsieme no? Del, sì. delle, delle capacità che avresti con un SRF. Quindi è una, è una buona domanda in realtà. Eh, ultima, cosa ne pensat, cosa pensate della funzionalità dei tab container di Firefox? Tab container tab container, di container sono quelle cose colorate, quelle che cambiano i colori dei, delle tab. <ride> ok, sono eh, praticamente l'idea dei tab container, correggetemi se sbaglio, è quella di avere cookie. Cookie jar, cookie jar separati eh, per diversi, pro, sono dei profili light okay, in, che sono divisi per tab, quindi, per esempio, uno può avere diciamo, le cose di banca o le cose. Okay. Eh, io credo che sia un, non sia una soluzione, nel senso, è una eh, comodità parziale. È un po' come a, aprire una finestra in incognito e aprire una nuova tab, le informazioni tra le due tab in incognito eh, sono condivise. Okay. Sì, Quindi, non è una separazione assoluta, è una separazione che puoi fare manualmente e non si può chiedere a un utente. Non, eh, magari è una cosa affascinante per noi, per gli smartphone. È, è molto affascinante lato della privacy, perché nel momento in cui io dico. Sì, separo, però devi aprire gruppi, tantissimi container bisogna, bisogna per, aprire un sacco di gruppi. Idealmente uno per ogni E noi vogliamo origin. difendere tutti gli utenti, non solo quelli tecnici. Noi vogliamo assicurarci che certe cose funzionino dovunque certo potremmo chiedere a tutti gli utenti di tenere tutto in jar separati però diventa... Cioè esatto, esatto e poi e per esempio, per esempio uno, uno magari vuole usare il social login no, per fare il login with Google e sarebbe molto difficile con i container e gli utenti normali vogliono la comodità del one click login okay? ed è anche difficile dire questi sono, i siti, eh, questi sono i siti di banking e li voglio tutti nello stesso profilo e questo è, una cosa legge un, è una, diciamo, un ambito leggermente diverso a me piacciono Piaceva l'idea, credo che abbiamo dei modi nella piattaforma di farlo in maniera più pulita, senza dover chiedere all'utente di discriminare e fare una separazione che può essere un po' arbitraria in realtà. Sì, in generale, per la prima cosa che ho detto, se l'utente usa le cose in modo sbagliato, allora probabilmente il problema è nella cosa, noi vorremmo che i nostri utenti non debbano agire per essere più sicuri. Sì. Poi c'è proprio la cosa filosofica, se, se, togliamo, se togliamo in generale rendiamo più sicuro, se diamo possibilità di fare più cose all'utente di solito non lo stiamo facendo, magari è buono per, eh, sai, per dire il nostro browser è più sicuro, il nostro browser ha questa feature, però in realtà non stiamo aumentando la sicurezza, la stiamo, stiamo trasferendo un onere all'utente. Sì, si sposta il problema. Eh, sono un sacco, quindi credo che Twitter sarà il modo migliore per ottenere le altre Grazie risposte. Mille. Vi ringraziamo okay. moltissimo per questa interessante presentazione.